Queste giornate qua a Roma si rientrano nelle attività di informazione che l'agenzia Erasmus Plus Indire sta effettuando in tutta Italia per promuovere l'invito a presentare proposte 2018 del programma Erasmus Plus che è appena uscito e che è pubblicato sul sito dell'agenzia. In particolare in queste due giornate stiamo promuovendo e facendo conoscere le opportunità che il programma offre a tutti i soggetti, a tutti gli enti che operano nel settore dell'educazione degli adulti. In questo caso il settore formale, perché qui ci sono ECPIA che provengono da tutta Italia e istituti di istruzione superiore. Il programma offre una vasta gamma di possibilità di formazione e di cooperazione a livello europeo. In particolare l'azione Chiave 1, per esempio, offre opportunità di formazione per lo staff che opera nel settore dell'educazione degli adulti, formazione all'estero che può essere frequentare un corso di aggiornamento strutturato piuttosto che attività di job shadowing e insegnamento in un ente europeo che offre educazione degli adulti. E possibilità sotto l'azione Chiave 2 di mettere in piedi partenariati strategici per collaborare con altri enti europei che lavorano nel settore dell'educazione degli adulti. Partenariati che possono essere più ambiziosi, partenariati per l'innovazione, quindi partenariati volti a creare metodi, metodologie, materiali innovativi che possono essere utilizzati da altri soggetti e trasferiti in altri contesti, ma anche partenariati per lo scambio di buone pratiche che consentono agli istituti italiani di collaborare con altri istituti europei scambiandosi buone pratiche, scambiandosi metodologie di lavoro e anche effettuando scambi di personale che vanno a effettuare periodi di formazione o di visita o di studio all'estero presso i partner europei. In questo caso è possibile anche fare attività di mobilità per i discenti, quindi per gli studenti del settore dell'educazione degli adulti, e questa è un'opportunità importante. Le scadenze per presentare progetti di mobilità o partenariati strategici per il 2018 sono abbastanza vicine. La scadenza per presentare i progetti sotto l'azione Chiave 1 di mobilità è il 1 febbraio 2018, mentre la scadenza per presentare progetti di partenariato strategico è il 21 marzo 2018, per cui c'è tempo per lavorare su questi progetti. L'agenzia italiana è a disposizione a supporto di coloro che sono interessati a preparare una candidatura, per cui invitiamo a visualizzare il nostro sito, visualizzare i nostri contatti e noi siamo a supporto per aiutare nella progettazione e favorire il più alto numero possibile di soggetti interessati a partecipare al programma Erasmus+.